Ha preso il via il convegno La Matematica che unisce, 3 giorni di incontri, dibattiti e premiazioni sul tema della matematica. L'evento, organizzato dall'Unione Matematica Italiana e dalla Commissione Italiana per l'insegnamento della matematica, si svolge a Catania, alla Facoltà di Ingegneria della Cittadella Universitaria. Presenti docenti universitari provenienti da diversi atenei, ma anche docenti di licei e istituti comprensivi. Spazio a sessioni plenarie, laboratori, tavole rotonde e approfondimenti. C'è un buon numero di persone che si iscrivono, di studenti post diploma che si iscrivono a matematica. Il problema è che non c'è mai abbastanza matematici. La società, il mondo del lavoro richiede sempre di più figure professionali come quelle del matematico. Quindi dopo la laurea vengono assunti tanti matematici, direi che quasi nessuno ha problemi di lavoro dopo, per cui se potessero iscriversi ancora di più matematici all'università sarebbe un'ottima cosa. Ma diciamo un problema, le discipline STEM sono discipline che richiedono un certo impegno e una certa dedizione e come dicevo prima sono estremamente richieste nel mondo del lavoro, per cui c'è un po' una mancanza di laureati in STEM in tanti settori, in particolare quindi di conseguenza anche nell'insegnamento. Tanti laureati in matematica oggi hanno delle offerte di lavoro molto belle, molto interessanti e quindi molti decidono di non andare ad insegnare perché hanno diverse altre offerte di lavoro. Però devo dire che recentemente ho visto un interesse maggiore dei miei studenti universitari anche al tema dell'insegnamento, soprattutto anche dei maschi, perché recentemente la professione dell'insegnante era più scelta da ragazze. Invece adesso c'è un ritorno di interesse anche nell'insegnamento, anche nelle materie STEM, secondo me. L'idea è quella di discutere e riflettere sull'importanza che la matematica ha all'interno della nostra comunità, sulle opportunità che ci dà per fare gruppo. Quindi non una disciplina che è necessariamente ostica, difficile, fatta di regole, calcoli, ma un momento che può essere anche di aggregazione. Diversi sono i seminari, le relazioni in plenaria, le tavole rotonde che abbiamo dedicato a questo tema e di cui parleremo in questi giorni. Già dal tema del convegno si capisce un po' quali sono le direzioni, quindi la matematica che unisce, l'idea è proprio di partire dall'idea di matematiche al plurale, fatta di stili cognitivi diversi, di gender, e di linguaggi diversi, di contesti culturali diversi, e quindi partire da questa diversità per anche raccogliere e valorizzare le differenze e proteggerle, e in qualche modo anche questo per permettere che l'educazione matematica vada anche nella direzione dell'educazione alla pace, che è un tema assolutamente fondamentale in questo momento.